La stagione dei congressi provinciali Fabia è in pieno corso e oggi è il Sub di Chieti a riunirsi per eleggere la squadra che affronterà il prossimo quadriennio e i delegati che parteciperanno al congresso nazionale della federazione previsto per giugno. Quell'odierno è un appuntamento importante, non solo perché i membri del direttivo provinciale saranno chiamati a definire le linee strategiche della Fabi di Chieti, ma soprattutto perché il congresso provinciale rappresenta una stimolante occasione di confronto e bilancio sulle sfide che aspettano il settore in un momento di così grande trasformazione. Apre i lavori la coordinatrice Antonella Sboro, che espone subito un dettagliato panorama della situazione nazionale e territoriale alla luce dei grandi cambiamenti in corso a livello globale. Anche il settore del credito, infatti, sta fortemente risentendo degli eventi epocali che hanno sconvolto il mondo, primi fra tutti pandemia e guerra in Ucraina. Molti gli argomenti sul tavolo, dalle difficoltà organizzative interne alle banche che inevitabilmente si ripercuotono sui lavoratori, ad uno smart working sovente non ben regolamentato e l'avvento del digitale che invece di un'opportunità rischia di trasformarsi in un serio problema. Ma è un bilancio positivo quello esposto da Antonella Sboro, che sottolinea l'importanza di questa opportunità di confronto e di celebrazione per la Fabi Chieti. Positivo il bilancio degli ultimi anni e nonostante la contrazione del settore dovuta a esodi e chiusure di sportello, rappresentiamo ben più di un terzo della popolazione attiva bancaria. Ora ci attendono 4 anni di intenso lavoro. Così la coordinatrice, riconfermata la guida del SAB per il prossimo quadriennio, conclude il suo intervento. Per la segreteria nazionale è presente Mattia Pari, che risponde ai molti interventi partiti dalla platea, composta da numerosi sindacalisti che hanno partecipato con interesse al dibattito. Sarà fondamentale gestire temi prioritari come i nuovi mestieri digitali e una nuova organizzazione del lavoro. Dovremo assolutamente evitare pericolose fughe in avanti che mettono a rischio la centralità del nostro contratto. Sono queste le parole del segretario nazionale, che non dimentica di affrontare un argomento impellente, quello dell'inflazione. Il nostro contratto nazionale andrà rinnovato tenendo ben presente l'esplosione dell'inflazione. Una giornata di festa per il SAB di Chieti, che celebra il suo congresso incontrando i delegati del territorio e facendo il punto della situazione sulle banche che interessano la provincia di Chieti e sulle banche di credito cooperativo che sono qui collocate. Finalmente abbiamo potuto riprendere l'attività di vicinanza quotidiana al territorio e alle persone che lavorano in banca, con un occhio e una preoccupazione alla perdurante desertificazione bancaria che ci vede particolarmente coinvolti, in particolare nelle aree interne.